Ciao! Oggi ti racconto l'incredibile vicenda umana di Byron Katie. E beh, chi è Byron Katie? È una delle massime autorità in campo, non ti spaventare, non ti spaventare se uso questa parola, spirituale della nostra epoca. Allora, cominciamo da capo, io vado subito al punto e ti racconto l'incredibile storia di vita di Byron Katie. Byron Katie è una signora americana, molto bella anche oggi che è una signora di 70 anni e qualcosa di più, che viveva e vive a sud della California, in una cittadina, e che svolgeva l'attività di manager. Era una manager. Una donna sposata con una certa quantità di figli, come capita spesso agli americani, di averne tanti, era giovane, aveva circa 30 anni. È forse una donna non felice, questo lo ipotizzo io, perché era un po' in lotta con il mondo e lei stessa si definisce come un po' str, era un po' str, soprattutto con i sottoposti, con chi lavorava con lei e col marito e con i figli, e questi non mi capiscono, e mio marito non mi capisce, e mio figlio non mi capisce. Era in questa situazione. Finché un giorno non si ammalò di depressione. Aveva circa 30 anni, era una donna ancora giovane, ma cadde in uno stato di prostrazione profondo. La bella Byron Katie si ammalò. Per circa 10 anni la sua vita fu un inferno. Gli ultimi 2 anni li passò ricoverata in una clinica per persone che soffrivano di disturbi alimentari. Lei soffriva effettivamente anche di disturbi alimentari, soffriva di paranoia, di appunto depressione profonda, aveva molti gravi problemi. Finché un mattino di novembre del 1986 le capitò una cosa che ha dell'incredibile. Se non fosse che quello che è successo a lei potrebbe accadere e può accadere a qualsiasi essere umano. Byron Katie ebbe una vera e propria illuminazione interiore, perché sì, esistono le illuminazioni interiori, esistono e come possono accadere nella vita di chiunque, ce ne rendiamo conto più o meno, tanto o poco, ma accade, è il momento in cui si svela qualcosa alla nostra verità, ai nostri occhi. Vi è mai successo? A me è successo, magari non in una cosa così specifica, così particolare come il significato della vita, ma il momento in cui capisci veramente, fai l'esperienza di qualcosa, non perché te l'hanno detto, te l'hanno suggerito, l'hai letto da qualche parte, ma tu fai esperienza di una cosa. A lei capitò questo, si chiese questa semplice domanda e se i miei pensieri fossero falsi, notò infatti che quando credeva profondamente ai propri pensieri, mio marito non mi capisce, i miei figli sono così, i miei sottoposti, il mio vicino di casa è questo, quando credeva che questi pensieri fossero veri, lei soffriva, stava male, era depressa, non sopportava nulla e aveva tutti i problemi, tutta la malattia di cui soffriva. Quando invece metteva in dubbio, indagava i propri pensieri, posso io veramente dire con assoluta certezza che mia figlia non mi capisce? In quel momento si aprì in lei uno squarcio. O intendiamoci, può capitare, può non capitare, a lei è capitato, si è aperto uno squarcio nella coscienza ed è emersa una verità. Se io smetto di credere che i miei pensieri coincidano con la realtà dei fatti, io sto bene. E lei cominciò a stare bene. Cioè l'esperienza vissuta dall'interno, quella combinazione astrale, misteriosa, che abbina la chimica, il funzionamento del cervello, le condizioni atmosferiche, il momento, lo stato della persona, e che ha fatto sì che in quel momento Katie si risvegliasse dal proprio torpore umano, vorrei dire, tutto ciò l'ha fatta guarire. In un attimo, perché in un attimo?
capito che i propri pensieri la ingannavano. Fu la nascita del cosiddetto lavoro. Allora, cosa successe a Katie da quel giorno? Innanzitutto guarì immediatamente. Sì, hai capito bene, immediatamente. Immediatamente si alzò da quel pavimento. C'è chi dice, lei dice che era su un pavimento sdraiata, c'è chi dice che era sdraiata a letto, ma insomma si alzò. Guarita! Guarita! È possibile, sì, è possibile. Se fai un'esperienza così intensa di verità interiore, è possibile. Guardate quello che è successo anche al grande Eckhart Tolle, che tra l'altro è un contemporaneo di Byron Katie. Sono contemporanei, si portano pochi anni di differenza di età e hanno una storia molto simile, molto molto simile. Guardate, stando a Mauro Scardovelli, che è questo grande divulgatore, psicologo, giurista, chi più ne ha più ne metta, che è qui anche su YouTube e che io veramente ogni giorno ringrazio di esistere, andatelo a sentire. Da lui ho saputo, perché io non lo posso dire con la mia esperienza personale, ma da lui so, dalla sua esperienza di clinico, so che questo tipo di risveglio è tutt'altro che raro, è tutt'altro che campato in aria. Succede, accade. Non è detto che poi uno vada in giro per il mondo a spiegarlo, a raccontarlo come ha fatto lei, o che magari ci scriva un libro. Tutto ciò non è detto. Però questi risvegli accadono e accadono, ti cito sempre Scardovelli, accadono nei momenti di maggiore sofferenza psichica, quando la sofferenza è intollerabile a se stessi. Byron Katie tornò subito a casa, era un'altra persona, aveva la gioia di vivere negli occhi e nell'animo. Era diventata dolcissima, delicata, perfettamente comprensiva nei confronti degli altri. Byron Katie diventò una persona completamente diversa e gli altri non poterono fare a meno di notarlo. Casa sua divenne un luogo di pellegrinaggio. Dapprima andarono i vicini di casa, i conoscenti, i parenti, gli amici a chiedere: "Ma come, che ti è successo? Chi sei?" La sua stessa famiglia non la riconosceva. La sua gioia interiore, la sua calma, la sua pace erano contagiosi e la gente cominciò a chiedersi come potesse essere possibile. Velocemente la fama di Byron Katie conquistò altre città. La chiamavano a parlare in scuole, comunità. Tutti volevano sapere che cosa le era successo e se potevano cogliere l'esempio per vivere questa gioia loro stessi. Da quel momento in poi la fama di Byron Katie non ha conosciuto tregua. Byron Katie ancora gira il mondo e fa il lavoro, cioè propone agli altri quello che è successo a lei tramite un lavoro di ispezione interiore, in realtà molto facile, che non ha niente misterioso, trascendentale, che non ha nulla a che vedere con le religioni, con le filosofie, con cose strane, è soltanto una ricerca, una meditazione composta di quattro semplici domande, quattro facili domande che chiunque può farsi, che sono alla portata di chiunque e che conducono alla via della gioia. Allora, ci succederà quello che è successo a Byron Katie, cioè che noi facciamo il lavoro, lei lo ha battezzato The Work, il lavoro, è una meditazione guidata, semplice, ti assicuro, semplicissima, e non c'è niente di esoterico, è nulla, proprio nulla. Allora, noi avremo lo stesso tipo di rivelazione? Allora, intanto lei ci dice che tutti noi siamo in grado di avere una rivelazione interiore. Lei non fa eccezione, noi non facciamo eccezione. Quindi, se non accadrà oggi, leggendo, ad esempio, io consiglio questo, ok? Amare ciò che è. Questo è il primo libro di Byron Katie che bisogna assolutamente leggere. Veramente, è bellissimo. È alla portata di tutti, eh? Questo deve essere chiaro. Non stiamo parlando di cose per intellettuali. Lei non è un intellettuale, per niente. Quali sono queste quattro domande? E beh, allora, adesso te le dico. Anzi, te le voglio anche leggere perché non voglio sbagliare, sinceramente. Sottoponi ogni pensiero che ti genera sofferenza, tensione, stress a queste quattro domande. Ogni pensiero singolarmente.
È vero? Mio marito non mi capisce. È vero? Qui la risposta deve essere sì o no. Siamo sulla superficie del problema. Si comincia un po' da sopra, poi piano piano lei ci fa calare dentro il nostro pensiero e ce lo fa indagare. La seconda domanda è: puoi sapere con assoluta certezza che è vero? Anche qui rispondi sì o no. Terza domanda. Come reagisci? Cosa succede quando credi a questo pensiero? Come ti senti quando credi mio marito non mi capisce? Mi sento arrabbiata, mi sento nervosa, gli vorrei spaccare la faccia, me ne andrei, mi sento giù, mi sento depressa e devi buttare fuori tutto, perché attenzione, qui non c'è male e bene, non c'è un giudizio, non c'è giudizio morale, nessuno ti viene a dire è giusto e sbagliato, questa cosa non la devi pensare, anzi devi essere sincero, sincera, devi tirare fuori tutto, non c'è giudizio. Chi saresti senza questo pensiero? Chi sei senza questo pensiero? Immagina di non avere questo pensiero. Di solito la risposta delle persone è: sarei una persona più positiva, sarei più allegra, non avrei questo stress, vivrei più felicemente, conoscerei la pace. Questo è il tipo di risposta che danno le persone. Allora, queste sono le quattro domande principali. Io non voglio raccontarti per filo e per segno le poche regole che comunque bisogna seguire anche per comporre il foglio di lavoro. Però, che ti si raccomanda di scrivere tutto. Va scritto tutto perché è più forte, più potente scrivere che pensare. Quindi questa analisi va fatta scrivendola. Se vuoi, amico, amica, puoi scaricare da questo link gratuitamente, sala sambir, il foglio di lavoro, ovvero il lavoro di Byron Katie. Ci è spiegato tutto, l'essenziale, ci sono le quattro domande, lo puoi fare anche da solo. Se ti trovi in difficoltà, ma desideri fare il lavoro lo stesso, sappi che esistono i facilitatori, così si chiamano, sono persone che hanno studiato il lavoro e che ti permettono, ti aiutano nel comporre questa meditazione guidata, ti ripeto, ce ne sono anche in Italia, ci sono facilitatori anche in Italia. Se nel tempo noti un miglioramento della tua vita, vuol dire che quel seme sta germinando. Può anche capitare che tu abbia un'illuminazione immediata, perché no? Oppure hai bisogno di fare il lavoro su quel pensiero tante volte. Fatto sta che questo libro ha cambiato la vita di molte persone. I pensieri vanno accolti, ma anche indagati, perché non c'è coincidenza tra quello che pensiamo e la realtà delle cose. La realtà è molto più gentile. Byron Katie dice mille volte nel suo libro: la realtà delle cose è molto più gentile di quello che ci immaginiamo noi. Allora, io non vorrei fare questo video troppo lungo. Spero di averti dato uno spunto. Approcciati a questo libro con serenità. Ti consiglio di andare sul sito italiano di Byron Katie, ma ti consiglio anche di ascoltare, se hai un po' di dimestichezza con l'inglese soprattutto, di ascoltare o di leggere con i sottotitoli i tantissimi video che mostrano il lavoro in azione qui su YouTube. Ti ringrazio per avermi seguito, ti ringrazio anche se non mi hai seguito fin qui. Ciao, fammi sapere cosa ne pensi, fai il lavoro di Byron Katie, fallo insieme a me. Ciao, aspetto i tuoi commenti, ciao.